Thank <laughs> you. Well, wait. I always be with you. Well, what am I doing here? Oh. Salve, bentornati e benvenuti a Capire l'economia. Sì, non avete sbagliato canale, non è un canale satellitare di manga giapponesi o di cartoon americani. Il canale è quello giusto. E il, il cartoon che avete visto, ha due protagonisti. Uno. Abbastanza, abbastanza chiaro chi fosse, è Bitcoin, di cui appunto parleremo oggi, e l'altro personaggio, invece quello tutto vestito di nero, un po' stile, stile diaboliche, giusto per darne i ricordi che tutti abbiamo, è il padre di, o il creatore per meglio dire, di, di Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto che saluta Bitcoin dopo averlo creato e lo, lo lancia nel, nel mondo. Effettivamente, il Bitcoin ha, um, è un progetto che ha, ha poco più di 10 anni, quindi il Bitcoin ormai come è se a essere un ragazzino scalpitante. Si sta avvicinando all'adolescenza, che è sempre il periodo più, più complicato e più difficile, ma già ha già avuto eh, le, sue, le sue vicissitudini. Abbiamo visto i prezzi oscillare eh, tanto anche negli ultimi mesi: in 2018 ha toccato 17.000 mila euro eh, come, come valore, ed è stato il momento in cui è balzato l'ignore della cronaca. Non so se ricordate, ogni, ogni giorno c'era un, un articolo sul giornale, una rubrica televisiva dedicata a Bitcoin. Poi i prezzi hanno cominciato a scendere, eh, da 17.000 siamo arrivati fino anche a, a 3.000 euro. E adesso, negli ultimi mesi, all'inizio dell'anno, i prezzi hanno recuperato e sono arrivati verso, verso 5.000. Quindi, come capite, salite e discese molto intense, per cui Bitcoin rimane un oggetto abbastanza delicato da, da maneggiare. Ecco, abbiamo con noi che saluto Francesco, Francesco Guito. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco, ecco, come mai questo, questo rialzo dei, dei prezzi? Cosa ci puoi dire le ultime notizie riguardo Bitcoin? Allora, innanzitutto mi ricollegherei un attimo al cartone perché le persone spesso sono spaventate da, da Satoshi Nakamoto perché è questo personaggio un po' misterioso. Eh, in realtà, eh, Satoshi Nakamoto è sparito. Perché aveva paura per la sua incolumità, perché di fatto stava creando una moneta eh, che sarebbe andata a competere contro il dollaro americano. Cioè di fatto, però a noi non ci deve interessare più di tanto chi era Satoshi Nakamoto. Eh, ci basta sapere che era una persona eh, tra le più geniali mai esistite nella faccia della Terra e che una volta che si era accertato eh, che le persone con cui aveva avuto le prime connessioni avessero realmente capito come funzionava il tutto è sparito senza lasciare traccia, lasciando il tutto nelle mani dei suoi utilizzatori. Collegandoci al discorso dei prezzi, eh, io nell'ultimo mese, specialmente nell'ultimo mese, ho visto molta forza, è stato un bel movimento rialzista. Eh, nel breve termine dire dove siamo diretti è veramente complicato. Eh, dal mio punto di vista è veramente difficile che si vada a scendere al di sotto dei 1500 dollari ma anche a 1500-2000 dollari è veramente difficile. Se dovesse succedere sarebbe un movimento velocissimo che nel giro di qualche ora eh, si ritornerebbe di nuovo in area 3000 dollari. Comunque dal mio punto di vista è molto più probabile che si rimanga nel breve tra i 3000-3005 e i 7000 dollari. Se poi si dovesse salire al di sopra eh, dei 7000 dollari a quel punto lì sarebbe un chiaro segnale di forza che potrebbe spingere i prezzi verso i precedenti massimi storici. Ok, ecco, Satoshi Nakamoto naturalmente è il padre, di, di, il creatore di Bitcoin per meglio dire. Ecco, quindi siamo partiti dal discorso dei prezzi perché è sempre un discorso, diciamo, importante perché non ci nascondiamo chi eh, in questo momento qui maneggia Bitcoin, lo maneggia in termini di investimento barra speculazione, non ci sono eh, pagamenti o, una, o cose molto residuali come, come diciamo utilizzo di Bitcoin in questi, questi termini. Ecco, Abbiamo detto oscillazioni molto forti, ma per, per avere un'idea dei prezzi ai quali potrebbe tendere Bitcoin, tu riesci a darci qualche, qualche indicazione, cosa ci puoi dire al riguardo? Allora, bisogna chiedersi perché Bitcoin ha valore? Bitcoin ha valore perché è scarso e perché è utile. Quindi se noi calcoliamo eh, che Bitcoin ha un'offerta monetaria finita, se in un futuro sarà veramente utile, allora a quel punto lì la domanda aumenterà sempre di più e eh, il prezzo di Bitcoin di conseguenza tenderà ad aumentare sempre di più. Eh, diciamo che se ragioniamo eh, all'equilibrio maturo di Bitcoin, se dovesse realmente togliere una fetta di mercato al dollaro, all'euro, eh, all'oro e ad altre valute fiat, eh, la sua capitalizzazione di mercato potrebbe raggiungere diversi trilioni di dollari e il prezzo di conseguenza... Valere addirittura anche più di un milione di dollari. Ovviamente, questo è eh, una, una vision, una, uno scenario estremamente visionario eh, che fa riferimento a uno scenario dove le, le valute legali perderanno di significato. Rimanendo con i piedi per terra, eh, potremmo, non mi stupirei di vedere un Bitcoin eh, nel giro di 5-6 anni valere anche eh, un centinaio di mila euro. Ok, quindi. Diciamo che potenzialmente ci sono ancora degli spazi di apprezzamento. Non dimentichiamo che Bitcoin, eh, appunto, è una moneta, una moneta virtuale, una moneta che quindi ha diciamo, come termine ultimo quello di eh, andare poi a eh, essere un, un qualcosa che viene utilizzato come scambio per l'acquisto di, di merci, di prodotti e di servizi. Quindi, Tendenzialmente sostituire quelle che sono le valute e le, le monete correnti. Ecco. Eh, magari Francesco, ci, mh, ti dispiacerebbe ri, ricapitolare un attimo Bitcoin, co, co, cos'è, ecco, darci un breve riassunto per ritornare un po' diciamo, alle fondamenta. Sì, allora, Bitcoin è una moneta, una moneta che non dipende da nessun ente centrale, un denaro apolitico, eh, una moneta libera con una politica monetaria algoritmica, deterministica, dove l'azione umana non ha nessun tipo di potere, eh, che ci offre un buon grado di privacy finanziaria, che ci dà la capacità di poter detenere la proprietà dei nostri Bitcoin attraverso eh, togliendo di mezzo ogni tipo di intermediario, dove eh, tutti i partecipanti alla rete eh, riconoscono ed eseguono le stesse regole. Rendendo Bitcoin impossibile da fermare, impossibile da censurare e impossibile da confiscare. Ecco, quindi bitcoin non c'è più banca, giusto per non è più banca centrale, non c'è più banca, quindi non c'è più. Diciamo, il fatto che c'è appunto il, questo, questo, questo istituto, che, verso il quale sono depositati, i nostri denari, le valute. Di, di riferimento delle varie, delle varie aree. Ecco, parlando di appunto, la tendenza è quella se il progetto, chiaramente il Bitcoin, funzionerà. Perché non dimentichiamo, il Bitcoin è un progetto e, come dicevo, sta entrando nella fase no, dell'adolescenza, vedremo come, come sfrutterà questa, questa fase, si, si consoliderà, si affermerà. Ecco, ci sono già delle aree nel quale Bitcoin viene utilizzato appunto in questi termini, come, non solo come strumento di investimento speculativo, ma come strumento poi per, per pagamenti. Sì, in tutto il mondo ci sono mh, circa 15 in realtà sono molti di più, ma ci sono circa 15.000 eh, punti eh, che accettano Bitcoin come metodo di pagamento in maniera trasparente. Mm, diciamo che in Europa, in Asia, negli Stati Uniti, oggi stiamo vivendo quella che è la fase del collezionismo di Bitcoin, cioè eh, le persone che hanno capito il potenziale di, di Bitcoin iniziano a collezionarlo confidando che in un futuro verrà eh, effettivamente utilizzato come moneta e quindi aumentare di valore. Uh, ma l'adozione oggi è veramente minima. Eh, però in realtà c'è un fenomeno di studio che, dal mio punto di vista, è un segnale anche rialzista per Bitcoin, perché l'adozione in realtà eh, c'è, si sta sviluppando nei paesi sottosviluppati. Eh, e nei paesi dove ci sono regimi monetari incerti, come ad esempio eh, la Turchia e il Venezuela, eh, in questi paesi gli abitanti di questi paesi vedono in prima, vivono in prima persona eh, quei problemi che Bitcoin è nato per risolvere. E quindi eh, vedono in Bitcoin quel bene scarso, di facile accesso, eh, quel bene inconfiscabile, con una politica monetaria molto più affidabile rispetto alle loro valute nazionali. Ecco, quindi. Diciamo che in queste aree emerge l'utilizzo di bitcoin eh, grazie, diciamo, grazie, anche purtroppo al fenomeno di instabilità politica o instabilità monetaria, diciamo, quindi in cui le, le valute legali di riferimento, hanno delle oscillazioni molto, molto intense, eh, per cui eh, si preferisce ancorarsi a quella che è appunto una moneta vir virtuale che non ha in realtà un ente emittente ma che è diciamo una moneta condivisa dagli utilizzatori fondamentalmente, esatto. ecco. e, um, si, si è parlato anche eh, ultimamente di criptodollari, cosa, cosa ci puoi dire al riguardo? Sì, il, il discorso dei criptodollari eh, si riferisce un po' al fatto che si sta sfruttando, il fatto che con Bitcoin si diventa proprietario dei, dei propri soldi. Quindi diciamo che la strategia di marketing è: volete una moneta eh, che vi dà la possibilità di detenerne la proprietà attraverso le chiavi private, eh, ma molto più stabile perché è legata al dollaro, quindi legata uno a uno con il dollaro, vediamo un criptodollaro. Ma in realtà attenzione, attenzione perché prima di tutto eh, questo cripto dollaro dipende, o comunque adesso stanno nascendo tantissime altre cripto legate a valute fiat, sono comunque legate a una valuta fiat, quindi a una valuta che dipende da politiche monetarie, di economisti, e mh, che, hanno anche, che possono avere anche tutti quei rischi legati all'area geografica di appartenenza, di appartenenza della valuta sottostante. Eh, poi l'altro rischio di utilizzare questi strumenti è il discorso che questi cripto dollari vengono emessi da degli emittenti. Quindi, se l'emittente che deve garantire il controvalore diciamo, eh, fisico di dollari in cassa li fa sparire e salta per aria l'emittente, voi perdete tutti i criptodollari. Quindi, attenzione a questi nuovi strumenti che in realtà eh, non sono nulla di nuovo. Eh, L'unica vera novità è Bitcoin, dal mio punto di vista, e mh, dal mio punto di vista, Bitcoin. È l'unica vera sfida eh, tecnologica ma soprattutto economica e sociale eh, in cui vale la pena credere. Quindi questi criptodollari o criptoeuro sono più che altro dei fenomeni commerciali, insomma, quindi sì, sono utilizzati per sì. da alcuni intermediari, magari per eh, ricavare delle commissioni, perché state delle commissioni e eh, per fare un pochettino da specchietto per, per le Lodre. Eh, riguardo al mondo delle criptovalute, invece, che è un mondo molto variegato, perché eh, sappiamo si parla sempre di Bitcoin, ma in realtà le criptovalute sono centinaia. Sono. Ecco, quali sono le ultime notizie? Cosa dici riguardo a questo mondo così variegato? Continua a essere ancora così popolato oppure cominciano a essere dei fenomeni di selezione? Quindi alcune criptovalute magari stanno sparendo, stanno eh, praticamente andando in, in esaurimento, nel senso che non vengono poi in realtà utilizzate, scambiate. Sì, diciamo che eh, vabbè, progetti che non hanno mai avuto nessun senso, eh, quelli ormai sono stati del tutto abbandonati. Eh, progetti interessanti in ogni caso hanno perso... Eh, abbastanza quota sul mercato e molta liquidità è andata a finire su Bitcoin. Uh, diciamo che finché rimaniamo in uno scenario ribassista, um, io credo che tutta la liquidità uh, rimarrà su Bitcoin. Se dovessimo ritornare in un mercato rialzista, quando si inizierà a salire uh, drasticamente, allora a quel punto lì ci potrebbero essere alcune criptovalute Uh -huh. Che potrebbero sovraperformare il benchmark di riferimento che in questo caso è Bitcoin. Ovviamente se prima dicevamo che Bitcoin ha un'adozione uh, minima in, in, questo, in questi giorni attuali, il resto delle criptovalute l'adozione è veramente nulla. A parte Monero, che ha già un principio di, di adozione, viene effettivamente utilizzato, ad esempio, in Venezuela, uh -huh. um, il tempo ci dirà eh, che cosa succederà, però a mio avviso eh, tutte le altre criptovalute sono un investimento eh, rischiosissimo. Bitcoin rimane un investimento rischiosissimo, ma molto più sicuro e molto più stabile rispetto a tutto il resto eh, di questo settore. Sì, ecco perché se ho capito bene il mondo delle criptovalute, in realtà appunto, la, diciamo, la stabilità di una criptovaluta è legata molto alla quantità di, di, di utilizzatori, nel senso ci deve essere chiaramente dietro... Un, un network che sviluppa comunque l'utilizzo, la, la comunità, no, comunità, comunità è fondamentale per, per stabilire anche il grado di salute di una rete oltre alle altre metriche, però come base diciamo eh, la comunità è quello eh. che conta. Ti volevo chiedere un'altra cosa, ecco, come, come scambi, come volumi di scambio bitcoin su quanti, in un giorno, quanti scambi fa, che, che, contro, che controvalori ci attestiamo allora, il trend delle transazioni eh, storiche, diciamo, giornaliere è estremamente rialzista. Eh, negli ultimi due anni siamo in un range compreso tra le, le 150.000 e, e le 500.000 transazioni al giorno. Eh, 500.000 transazioni toccate nella, nel dicembre 2017. Eh, la media comunque attuale è delle 200-250.000 transazioni al giorno. Ecco. Tenendo conto che appunto il valore di Bitcoin è qualche miliardo di euro, quindi parliamo di transazioni che si sviluppano per valori di milioni, se non no, 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 sì. sicuramente milioni, milioni di euro. Quindi in realtà capite bene che comunque c'è liquidità che si muove eh, su, questi, su questi scenari, su queste, sullo scambio di queste criptovalute. Crypto, ecco bene, eh, un'ultima cosa, um, è una cosa che chiedono a me e io la chiedo a te ecco perché appunto chi ha bitcoin in questo momento ce li ha perché appunto non perché li utilizza per, come monete di scambio ma perché tendenzialmente pensa che domani ci sia un incremento di valore e quindi fa affidamento su questa salita dei prezzi ma poi un domani quando io decido di liquidare il bitcoin come, come, come funziona cosa succede Sì, allora per incassare le plusvalenze derivanti quindi dal trading di bitcoin Basta inviare i nostri bitcoin a degli exchange, che sono degli agenti di cambio, che in cambio dei nostri bitcoin ci inviano, ci bonificheranno il controvalore in euro, ad esempio, nel nostro conto corrente. Ovviamente gli exchange che fanno questo tipo di servizio, gli exchange affidabili, sono veramente pochi eh, e quindi non essendoci molta concorrenza eh, le commissioni sono alte. Si va da un minimo di 0,5% fino ad arrivare anche a commissioni del 5%, uh, Ovviamente per chi, uh, per le persone che non sono del mestiere, uh, io non consiglio di fare trading, perché il trading è estremamente stressante e poi rischia quello di entrare e uscire dal mercato uh, pagando delle gran commissioni senza guadagnare nulla. Uh, dal mio avviso è molto più interessante investire in un'ottica di lungo termine Uh, facendo um, affidamento sul fatto che se veramente in un futuro diventerà uh, una riserva di valore mondiale, uh, un mezzo di scambio, una moneta utilizzata degli effetti, il suo valore uh, sarà enorme e quindi noi comunque non andremo mai più ad incassare in un'altra moneta, perché spenderemo i nostri bitcoin per comprare uh, qualsiasi cosa. Questo chiaramente se non domani diventerà Ovviamente. una valuta che verrà utilizzata, una moneta proprio una valuta di scambio, quindi per acquistare beni, servizi, magari fare la spesa al supermercato, perché, perché no? Ecco, quindi Bitcoin è un progetto sicuramente molto, molto ambizioso, come avete capito, un progetto del quale si è parlato tanto nei mesi, inizio 2018, fino 2017, adesso non se ne parla più, però il progetto va avanti, e chissà, magari tra qualche anno sarà diventato... Normale per tutti parlare di bitcoin e utilizzare bitcoin e quindi adesso eh, mi, fa, mi fa piacere, diciamo ogni tanto, ritornare su questo argomento perché ritengo sia interessante vedere come appunto il progetto, il progetto si sviluppa. Bene, non so se Francesco tu vuoi aggiungere qualcos'altro. No, credo che abbiamo toccato. Abbiamo molti, cercato molti, di dare un po'. <ride> Bene, io. Eh, per oggi è tutto, quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi attendo alla prossima puntata di Capire l'economia. Grazie.